Conoscete la serie Forza Horizon? Ottimo, stiamo giocando all'ultimo uscito. Finita. Questa la lascio. Ciao. Ciao a tutti, inizio oggi una serie dedicata a Forza Horizon 5, quello il titolo nuovo, lo gioco su PC. Parto direttamente dal gioco perché in realtà io prima di streamare faccio le mie prove e questo è uno di quei giochi simpatici che inizia brutalmente il gioco, tutta la intro senza poter né modificare la grafica né farci niente, nel senso che poi non puoi resettare la campagna, quindi non posso farvela vedere sostanzialmente perché non posso ricominciare. Se lo giocassi su console, la campagna sono legate agli account, è molto più facile. Cioè, non so se avete vostro fratello, suo fratello ha suo account e quindi ricomincia per i fatti suoi. Io sono su PC, dovrei stare lì a creare un account apposta, con la mail, con tutto, ma non ha nessun senso. Tanto credo che la intro si possa trovare ovunque. È un'introduzione, arrivi in Messico perché questo qua è ambientato in Messico, si scende dall'aereo, ci sono due o tre cose diverse, si inizia da un vulcano praticamente, poi si passa attraverso la foresta finché non si arriva nel deserto, eccetera, ma non è nulla di importante. Per me, secondo me, se proprio morite da voglia, vedete se riuscite a vedere da qualche altra parte, purtroppo. La intro, solo la intro. Però non ho fatto alcuna missione, cioè non ho fatto nessuna gara. Infatti, sono assolutamente. Ho fatto il mio avatar. Vediamo un attimo dov'è che si faceva. Vabbè, comunque, impostazione: la grafica è al massimo. La grafica è proprio tutta al massimo. Mezzo ultra, mezzo estremo. Perché alcune cose c'hanno l'ultra, alcune cose. C'è l'anti-alias a 4x, tutto il massimo. L'altra cosa che posso dirvi è che settato così, io ce l'avevo installato sull'hard disk meccanico e mi dava problemi. A un certo punto mi diceva: ah, non c'è abbastanza banda per streamare la roba. Adesso poi l'ho spostato, si può spostare, l'ho spostato su un file CUDA PCI Express 4, cioè se non va lì, voglio dire. È che non volevo usare 102 GB di quell'hard disk lì per un gioco di macchine. Però ho dovuto far così, adesso sembra che non abbia problemi, ma ci mancherebbe anche altro, cioè voglio dire. E questo, poi, niente, la serie, penso che sarà occasionale perché non è che ci dedicherò tutto il tempo a questo, è segnata co come giocatori uno più, perché in realtà giocherò o io o con anche altri amici che si uniranno nel frattempo, anzi uno è già appunto già presente, l'avete sentito, è Matteo. Saluta Matteo. Buongiorno ragazzi. Però c'è il problema che anche qua bisogna fare un po' di gare. Adesso faremo delle gare in parallelo. Lui sul suo Xbox supporta crossplay. Per poter sbloccare, credo che sia quella la modalità carovana, in cui allora si può giocare la campagna in co-op, letteralmente. Uno fa da leader, ovviamente sarò io, che sono il capo, e faremo le gare. Decidiamo le gare da fare e le faremo insieme. Quindi è uno più appunto perché si va da un giocatore a più giocatori, insomma, magari qualcun altro si unirà della mia cerchia. Altre cose da dire? Niente, ah, sì, anche la difficoltà. Io non amo. Sto giocando col pad. Io sono uno che ama i giochi di guida. In realtà, ho giocato moltissimo a iRacing, che è un simulatore stereo. Soprattutto ho giocato spesso la NASCAR, la Formula NASCAR, ma un po' di tutto. Quindi io sono per la simulazione generalmente, non mi piace nemmeno la vista esterna per dirne una. Però vabbè, proviamo, giocherò col pad, non sto qui a tirare fuori il volante. Lascio per ora la difficoltà medio, quella dei nemici, diciamo così. Ho già disattivato la trazione, la stabilità, il cambio lo metto al manuale. La traiettoria invece ve la lascio per il momento, ho deciso di lasciarla perché così. Vedete quanto schifo faccio in base a quanto vado fuori dalla traiettoria, però quantomeno vi rende chiari a tutti, insomma, il percorso da fare. Perlomeno è così. Danny Usura si può mettere simulazione, ma per ora lasciamo superficiale. Quello che non vedo i danni, quindi non ci sono i danni rispetto a Forza Motorsport. Poi per ora vi lascio anche in alto a destra c'è le prestazioni.
Ve lo lascio temporaneamente, tanto per farvi un'idea. Con tutto estremo ultra, con la 3080 sostanzialmente vedo che vado dai 72 fino ai 90, 100, 120, dipende proprio dalle zone. Però ve lo lascio, in successivi episodi lo tolgo perché non mi piace. Spendo subito un centinaio. Sì, in realtà c'è scritto qua, appunto, avendo disabilitato queste cose mi dà un più 50% di crediti. Anche il volante l'ho messo. Ho lasciato l'antibloccaggio perché col pad non è facilissimo non bloccare. La sterzata è anche quella per la simulazione. Vediamo, cioè non so. Vediamo quanto riesco, quanto non riesco, perché col pad io non è che sono. Niente, allora, torniamo al gioco. Tu ormai adesso Matteo ci sei arrivato, no? Matteo ci sei? Caduto di nuovo? Tanto c'è. Ti fa scegliere a proposito, ti fa scegliere tra tre macchine all'inizio, vediamo. Che poi sarà alla fine, non tutte, ma questa qua per esempio è la prima che si usa quando si trova appunto sull'appendice del vulcano. Questa la si usa poi, questa invece non mi pare, c'è la data e basta. Io parto con questa. Anche Riparto di se... capo. Ah, ci sei? Sei caduto di nuovo? Sì. No, un po' di cali, sì. Un po' di cali. In realtà poi le gare spesso dipendono dalla macchina. Ascolta Matteo, io faccio la prima gara allora. Quella Sì. che si chiama, vediamo un attimo, Mappa del Mondo. Che poi è proprio la primissima. Sui Alettoni della Libertà, esibizione. Non è sulla di libertà. Non sulle ali, sui Non è. Alettoni della Libertà. Niente, la mappa è questa, è abbastanza grande ovviamente, quindi ci sarà decisamente una varietà di paesaggi. Non so, sembra una location interessante. Comunque la vedremo insieme, insomma. Quello che stavo notando è che queste macchine qui hanno tutte un fottio di marce. Guarda, vado a fare pure io quello. Comunque il gioco sembra avere ogni tanto degli stuttering, secondo me è sempre legato al caricamento delle zone. E sta cosa non mi piace, cioè quando cambi zona sembra che carichi e... Aspetterà qua. Ecco, questa è l'ambientazione della Red Dead Online. E qua è uscita... Sto anche registrando, per cui è sceso a 59. Questo, guarda. Sì, con Y si torna indietro, però. Le sequenze invece sono a 30 frame. Le cutscene. Su iRacing io ho speso almeno 2000 euro tra macchine, abbonamenti, piste. Si paga ogni cosa sostanzialmente. E all'inizio si pagavano molto di più di adesso. Tipo i circuiti costavano 25 dollari, adesso devono essere 15 dollari. Che è ancora il prezzo è quello, perché poi cioè, è tanto tempo che non. Niente, non. Partiamo direttamente, vediamo. Ah, raga, ho potuto personalizzarla. L'avatar, io ho messo i capelli grigi.
Tu Nicola ci saresti per caso stasera magari? Questo è da 8 marzo. Non so nemmeno se è reale sta cosa. Però appunto Nicola devi appunto fare prima delle gare tu. Lì c'è la frenata, non so perché. Facendo la gara? No? Sì, la prima. Quella pulita. Quella con la Ford. Sì. Hey, the cargo doors are opening. You want me to shut this? Quella cosa col pilota famoso. Qua arrivano i motociclisti pazzi. Ecco, questi qui ci vogliono rapinare. Matteo che prima ha fatto la battuta che ci fanno vedere il Messico bello e non fanno vedere le guerre da strada, la guerriglia da strada. Quello fatto, perfetto. Sì, qua si fanno vedere solo la parte turistica, come quando vai ai villaggi turistici, no? Sì. Poi appena metti piede fuori, aspetta, o dove vai? No, ma sei qui in piscina. Ma il bello è che mi fanno vedere qua adesso due motociclisti, uno si dovrebbe preoccupare, no? Cosa vogliono questi da me? Però è tutto legale perché è organizzato la fiera. Vabbè. Chiaramente quello che sto dicendo non ha nessun contenuto razzista o qualcosa del genere, sappiamo semplicemente che il Messico è uno dei posti più 500 brutti. I 500 messicani che stavano vedendo questa legge sono andati. Sono offesi. Ma no, il discorso non è quello. Il No, discorso è che effettivamente tacco sei burrito ha una storia italiano. triste il Messico che va bene, non c'entra niente col tema del gioco, ma Anche i dittatori, a parte bare, a parte in arco, ma è giusto dittatori. anche ricordarsi che esiste anche quella cosa lì, secondo me. A caso c'è la serie Narcos Messico, no? Nel frattempo sono in posizione 4 di 4, tra l'altro. Vai di moto, arrivano. Arrivano anche da me. Pur che non sto facendo strafalcioni. Non so se riusciamo mai. Il primo è aereo? Oh, qui siamo finiti in GTA. Guarda questa discesona. Fasullissima. Certo! Ce la faccio, guarda. Vabbè. Come prima. Sono entrato magicamente prima. Beh, certo, si sono ritirati gli altri. Gli altri sono andati così, sono andati via. 3:46. Che schifo. Tu cosa hai fatto? Io sono ancora finendo. No. 3:46, 918, 3 decimi. 3 centesimi. Ho qua il mio avatar. Saluti a tutti! Epica. Tempo in prima posizione 0004. Vabbè, io comunque però lo tengo così, vediamo poi come andrà andando avanti. Niente, adesso vediamo come si riesce a Ma non ho fare. guidato malissimo, nonostante sono distratto perché sto anche parlando. Quanto hai fatto tu? Aspetta. Dato con la Supra senza trazione non è proprio macchina più adatta. Sì,
sembra che stiano lavorando forse a un prossimo, come si chiama, Paradise, com'è che si chiama, Ski Paradise, come si chiama? Not Burnout Paradise. Sì. Dunque. You can use your skill point. Comunque non è facile guidare in mezzo alla cittadina. Every car has its own set. Stai guidando con gli aiuti tu? Skill points can be spent on any car you own. No, infatti sto dicendo che non è facile per quello. No, non ho avuto particolari problemi. Però no, sono andato al massimo. Ah, tu frenami, sei quello col freno sempre caldo. Tecnicamente se lo vuoi andare a sbattere puoi anche frenare o mollare il gas o decelerare, ci sono diverse cose, non so, c'è anche il paracadute forse, sì, ma che cazzo, però sono arrivati i motociclisti, puttana Eva, mi hanno tirato un pancale di legno addosso. Non è andato sicuro questa festa. Non è per niente sicura fionda. E io non sono, allora devo premettere, io appunto non sono un esperto dei Forza Motorsport o Forza Horizon, in realtà, appunto perché vi ho già detto che il mio background è più simulativo che altro. E poi in particolare io ho sempre avuto tutte le console, ma in realtà per quanto riguarda la famiglia della Microsoft avevo il primo Xbox, il 360 in versione Resident Evil 5, quindi rosso, con anche con tutto colore rosso. Ma in realtà tutti quelli dopo li ho saltati, forse prenderò quello nuovo, quindi chiaramente i Forza erano soprattutto su Xbox e quindi non li ho giocati, quando poi sono usciti su PC ho giocato pochissimo, quindi non è che non sono un esperto, man mano pareremo magari. Tu invece Matteo lo conosci bene? Eh? Lo conosci bene tu i Forza Horizon, come funziona, come meccanismo? Sì, abbastanza, sì, più o meno sono sempre lì, sì, li conosco. Perché per esempio adesso mi escono fuori delle cose che si chiamano maestria dell'auto, che sono potenziamenti per quest'auto, potenziamenti... Sì, potenziamenti, sì. Adesso comunque ci arrivo anch'io, così ti dico. Okay. Quello è Interzoid, ma in realtà è Fasullo, perché non è sicuramente lui. È un amico, diciamo. Di chi? Mio. I've had a few requests come in. Both in need of a talented driver. Fatto 4.8. My friend Carmen is looking for some storms in the area, and she's asked for a driver with strong off-road skills. And Alejandra's requested a driver to help her search for a long-lost Vocho. We've a bit of time before the next big event. Who should we contact first? Ah, mi ha regalato la Ford Escort. Preferivo che mi regalasse un Escort. Una foto scattata da 100 nel mezzo di una tempesta a sabbia. Il Vocho ha bisogno dell'aiuto per trovare una vecchia auto. Allora adesso io faccio quello della Volkswagen. Ok. A scombare un po' le ali. È fatta per il leggero a parte la Supra, quindi io ho preso la Supra, non ho capito prima che macchina hai preso te. La Supra. Quella di base che sto guidando è la Supra. Eccolo qui, una casa sospetta. Decoratore 1000. Qui mi fa vedere tutti i... Ah, di qua. Vedete che non ha la trazione? La macchina. Cos'è che devo fare? Aiuta Leanna a trovare... Clicco A. Cosa farà? Ah, ok, aspetta. Le maestrie non sono delle migliorie. Le maestrie sono, se tu fai una certa roba, ti aumenta i punti con quella macchina. Capito? Ah, ok. Cioè, se fai quelle gare... Sì, cioè, se io metto... In questa macchina metto il bonus che mi fa 10.000 punti ogni derapata...
Ogni derrapata con questa macchina ti dà Sì, 10 no, hai ragione. Io ho km. Ma sbagliato a io parlare pensavo perché che era io chiaro pensavo che che pensavo prima non era un potenziamento dell'auto inteso come scarichi, ammortizzatori, eccetera, però erano comunque degli aiuti per quell'auto specifica, no? Cioè sono dei potenziamenti, diciamo così, specifici. Come dici tu, se io faccio una certa gara, ho quel potenziamento, lì ottengo punteggi in più, per esempio. Sono comunque delle specie di aiuti, no? Sì, un di bonus che pian piano. Questo almeno fa sbloccare un cazzo, te ti faccio sbloccare qualcosa. Mi ha dato. Sì, sono riuscito a sbloccare almeno una cosa, sì. Della maestria. Non hai guadagnato punti? Sei Sì, no, arrivato. no, solo che. Ok. Ti stavo dicendo, io ho fatto poi scelto quello della. Che marcia corta, tipo cross questa. Motocross. Infatti io sarei tentato anche di guidare dall'interno, ma vabbè, per intanto. Vediamo. Intanto questo com'è l'interno? Tu cos'è che hai scelto nella macchina prima che non sono fatto ancora dire che ogni volta andavi alla connessione? Che macchina hai scelto? La Supra, la Supra. Ok. C'era tentato di togliere tutto. Aiuti, non aiuti. Tieni almeno solo la roba alla GTA che ti dice dove la strada. Sì, quello. Ma sarei tentato di togliere anche quello. Però a livello di streaming forse è più utile avercelo, beh. Capito quello che sto facendo adesso? Siccome hai detto che va via la voce. Let's get up into the hills. Look for a turnoff. There should be a road or a track. Qua non si vede niente, in effetti. Aquí, just like in la foto. Look around. This is definitely the place. But no sé, why would Papa Fernando bring the bocho up here? The storms can get tremendas. Let me just get the door. Is that key? It's really here. We found it for you, Papa Oh, Fernando. capolavoro. But Chi non lo look at vorrebbe? it. I've never Che seen a cosa? beetle like that. Ho visto il maggiolino. Sono arrivato a vedere la macchina che dovevamo andare a trovare. The weather's closing in. I don't like the look of the roads around here. You drive the truck. Ah, devo Go guidare il ahead. camion adesso. I'll have to put in a new batteria, plenty of oil, llantas, elettrico. Oh, this is gonna be Ma hard, che even rumore for fanno? me. Fanno questi rumori il camion? It's a beetle. Better starts first go. You know, I wouldn't be surprised. Già il modo in cui sterza si vede che è un arcade, perché. Guarda che sta un po' pattinando sull'acqua. Quindi anche per quello che si Alejandra, sposta. bisogna del tuo aiuto per trovare una vecchia auto sulle colline sopra un glitch. Sì, esatto. Sei in marcia anche questo. Keep an eye open for roadworks. Volevo fare una battuta sulla Toyota Supra, ma. Mannabbi. Ecco, quindi basta. Se è bannabile non si può. Non si può vedere. Maybe not so lucky after all. Comunque, Looks like road works. ricordati, prima di Can you find a morire, way past it? Giappone, I think I can Akamuro, c'è reach un that. salto Dobbiamo che crea andarci, oggi. sì. A through. Poi in Messico. Correre in Messico. I have muchas Sì. ideas. That's the Però thing appena about arriviamo noi non Bocho. c'è nessuno con It's le not che ci just the spruzza car, i fuochi it's the d'artificio. Appena lifestyle. arriviamo noi ci puntano la Che pistola ci sulla tempia. tira i coriandoli, non c'è nessuno che ci tira i coriandoli.
No, 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 ti tirano solo mica i chiodi. Ci tirano le bombe. E poi è bello perché c'è tutte le macchine carine che vanno in giro, poi questi furgoni dove li riempiono di tamponamenti, pom pom pom. Ok, siamo arrivati. Park the truck here. I'll take care of the rest. What did I tell you? Finding lost cars isn't magic. It takes good luck, hard work, and sometimes a drone. Ooh, my friend, the hard work is just getting started. Call you soon. Hey, Filippo. We've kicked off a whole bunch of new events, so it's time for you to get out there and show us what a superstar can do. Everything you do earns you accolades. Think of them as mini challenges that cover races, stunts, exploration, everything. If you earn enough accolades, we'll be able to expand and kick off the next chapter of the Horizon adventure. So, what do you want to do first?